Buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene. Allora, partiamo dalle cose un po' più tranquille che riguardano il campo, perché poi nella seconda parte di questo video andremo a parlare di qualcosa di storico, di veramente storico, per il futuro del calcio. Oggi è una giornata che ricorderemo a lungo, non perché è il 21 di dicembre e quindi nel 2012 sarebbe dovuto finire il mondo, quanto più perché oggi inizia un nuovo mondo, secondo me una vera e propria nuova epoca per il mondo del calcio, e ci arriviamo. Io ieri sera non ho visto la partita di Coppa Italia tra Inter e Bologna, mi sono però voluto recuperare gli highlights sul canale YouTube della Serie A e devo dirvi la verità, vedere Zirce che entra e fa quei due numeri per servire due palloni deliziosi ai compagni, ti fa fare così. Fa sfregare gli occhi. Ne abbiamo parlato anche un pochettino in questi giorni sul canale YouTube di Tutti in the Box, la live era su Twitch, poi è stata ricaricata su YouTube. Abbiamo fatto anche un punto della situazione su questo Bologna, su Thiago Motta, su Zirkzee, appunto, giocatore che sta diventando veramente delizioso, una vera e propria gioia per gli occhi, perché quelle sono giocate che ti fanno dire wow, che bellezza. E stiamo parlando di un giocatore che non ha il fisico probabilmente per fare quelle cose, non lo sa e lo fa lo stesso. Spunti da Higuain, spunti da Higuain, da giocatore che gioca centravanti, ha quei piedi lì, quegli inserimenti lì per i compagni, quei passaggi lì, raso terra, l'ultimo per il gol del 2-1 del Bologna, veramente delizioso. Un po' Ibra, un po' Higuain, tanto Zirkzee, vedremo quale sarà il suo futuro, deve avere un gran bel futuro. Mi sembra le stesse vibes di quando Vlahovic giocava a Firenze, cioè un giocatore che stava mostrando tutto il suo bagaglio tecnico, non tecnico dal punto di vista della tecnica, quanto più di quello che sa fare in campo e che stava veramente trascinando la sua squadra. Vediamo dove potrà arrivare Zirkzee, vediamo se Vlahovic riuscirà a ripartire. Una cosa è certa, se dovessi immaginarmi un attacco a due con Vlahovic e Zirkzee insieme, secondo me si completerebbero alla perfezione, perché Zirkzee è molto bravo anche a giocare un pelo più indietro tra le linee e Vlahovic invece è un giocatore che attacca alla profondità e di quello fa il suo pane quotidiano. Quindi due attaccanti che secondo me insieme potrebbero essere molto interessanti. Dico questo perché ovviamente Zirkzee in questo momento è uno dei nomi più chiacchierati in assoluto e la Juventus lo starebbe monitorando. Poi non è detto che arriverà, anzi per me è molto difficile, sicuramente non si tratta di un potenziale colpo al mercato di gennaio, secondo me sarà difficile anche nel mercato estivo, a maggior ragione perché una volta acquistato Zirkzee probabilmente verrà ceduto Vlahovic o viceversa, verrà acquistato Zirkzee dopo la cessione di Vlahovic, se mai dovesse arrivare Zirkzee alla Juventus. Quindi insieme dubito che riusciremo a vederli, però secondo me potrebbero giocarci benissimo insieme. Però attenzione, perché è uscita l'Inter dalla Coppa Italia ed è uscito pure il Napoli. Noi gli ultimi 2 anni non abbiamo mai vinto la Coppa Italia perché c'era l'Inter. Abbiamo perso una finale 2 anni fa, l'anno scorso abbiamo perso una semifinale, sempre contro l'Inter. Quindi possiamo dire i nostri acerrimi nemici in Coppa, tra l'altro sconfitta clamorosa perché Simone Inzaghi che esce in Coppa è qualcosa da segnarsi sul calendario pure questo, anche questa è qualcosa di storico. E lo fa proprio Thiago Motta che nel giro di una settimana, 10 giorni, ha cancellato un pochettino il suo passato interista battendo l'Inter e battendo Mourinho, senza dire per favore o grazie a nessuno, e anzi confermando quanto ottimo lavoro stia svolgendo a Bologna. Non c'è nemmeno bisogno di parlare, il Bologna è quarto in classifica e ha eliminato l'Inter dalla Coppa Italia. Sta facendo qualcosa di davvero clamoroso. Complimenti, complimentoni a loro, che ci fanno tra virgolette un favore perché l'Inter sicuramente è una delle squadre più toste da poter affrontare all'interno della Coppa Italia e ovviamente adesso occhio al Bologna perché si è buttato fuori i nerazzurri, un motivo ci sarà e anche la Serie A sta confermando questa cosa qui. Signori, la Superlega, e lo so che difficilmente è un argomento da tirar fuori così, da parlare, però oggi è una giornata storica. Prima vi parlavo di una vera e propria giornata storica ed è così, perché si è espressa la Corte di Giustizia europea su quella che era stata la sentenza relativa alla Superlega. E per me è venuto fuori il migliore degli scenari, non tanto perché 100% la Superlega fatta così era da andare avanti, però perché ha detto una cosa importante, cioè che FIFA e UEFA
non possono avere il monopolio della competizione e quindi non possono imporre sanzioni a chi partecipa a tornei alternativi. Che cosa significa? Non è che se io sono la FIFA o io sono la UEFA e organizzo la Champions League, il Mondiale per club o quello che è, tutti i club sono obbligati a giocare la mia competizione. E se uno che era in un'altra competizione gioca quell'altra competizione, gli faccio una multa. Gli vado a togliere qualcosa. Ecco, questa è un po' anche la situazione della Juve, no? Noi negli ultimi mesi abbiamo pagato, e abbiamo pagato a caro prezzo, anche alcune decisioni lato UEFA, no? Io sarò un pazzo? Sarò un folle? Ma guardate, datemi pure del complottista, non è un problema. Però sono abbastanza convinto che la Juventus abbia avuto una sorta di chiacchiera con Seferin, con la UEFA, a proposito di quello che è successo l'anno scorso dal punto di vista extracampo, giudiziario, e questa rinuncia alle coppe in questa stagione, guarda caso, era andata a coincidere con un comunicato della Juventus di poche settimane dopo in cui si rinunciava alla Superlega al 100%. Magari è una coincidenza, magari è una coincidenza, però secondo me lì ci sono stati un pochettino di magagne che venivano dall'alto. Ecco, ora dall'alto, quindi UEFA e così, e FIFA, si sono prese in faccia un abuso di potere dominante su club che non potranno essere sanzionati partecipando a un torneo alternativo. Quindi attenzione, che in questo momento loro devono, secondo me, stare anche un pochettino attenti. Perché? Perché il futuro del calcio nasce oggi. Cioè, se da oggi presidenti delle squadre più grandi o più piccole, presidenti delle squadre, punto, vorranno decidere di creare una competizione, potranno farlo. Cioè, non ci sarà più la necessità di fare tutto alle spalle come era stato fatto, ed è stato uno dei grandi punti negativi, secondo me, della Superlega, la comunicazione, il tempismo. Ve lo ricorderete così, boom, di punto in banco, di notte, annunciata la Superlega, partecipano queste squadre. Arriva la FIFA, dice, bene, se non uscite, la UEFA, se non uscite, facciamo la multa a tutti, non vi facciamo più giocare alla Champions, e tutti via. Attenzione, perché se all'epoca i presidenti delle squadre erano andati, quasi tutti delle squadre top, quasi, erano andati in quella direzione lì, il motivo era uno e uno solo, e cioè c'era la volontà, la necessità. Capivano anche loro che molto probabilmente questo tipo di format della Champions non poteva essere duraturo, non poteva essere persistente, ma forse anche appassionante. Quindi attenzione, perché adesso devono, secondo me, avere un pochettino di paura, mettere gli occhi avanti, rizzare le antenne, perché probabilmente qualche altro presidente in questo momento potrebbe iniziare a riparlarne, a ricostruirne. Questa è stata la grande battaglia di Andrea Agnelli, no? Che è stata anche un po', secondo me, il suo momento di all-in, possiamo dirlo così. Secondo me è stato un all-in vero e proprio di Agnelli, che ha portato poi alla sua distruzione, tra virgolette. Anche lì nessuno mi toglierà mai dalla testa che tutto quello che è successo l'anno scorso, dal punto di vista extracampo, non sia nato dall'alto per farla pagare ad Agnelli. Difficile farla pagare a Florentino Perez, eh? Difficile farla pagare anche al Barcellona, che erano gli unici tre club rimasti all'interno dell'alleanza della Superlega, quelli che ci mettevano anche la faccia, perché altri club non avevano firmato l'esclusione della Superlega, ma erano dentro, secondo le ricostruzioni. E allora, qual era quella più fragile delle tre? La Juventus. Qual era l'obiettivo? Far cadere Agnelli, e anzi escluderlo completamente, totalmente. Cosa è successo? Questo. Poi che Agnelli avesse delle colpe, questo è un altro discorso, io lo sposo appieno. Però ripeto, datemi del complottista, quello che volete, me li prendo tutti. Capisco che sono anche dei discorsi di un certo tipo, di un certo peso specifico, e probabilmente ci vuole anche un po' di fantasia, no? O forse un po' di conoscenza di questo mondo e delle persone che lo abitano. Però volete davvero farmi credere che non ci sia stato da parte della UEFA una volontà di andare a colpire il presidente della Juventus per cercare di escluderlo completamente? Attenzione, Agnelli è l'unico che non aveva mai patteggiato, che era andato fino in fondo alla causa, era andato in tribunale, e anche qua perché? Perché era un attacco personale e non voleva dargli la vinta. Ora, Agnelli non c'entra
più niente con la Juventus dal punto di vista direttivo gestionale. Poi è ovvio che la Juventus è di proprietà di Exor e quindi fa ancora parte della famiglia Agnelli, e Andrea Agnelli sarà probabilmente per sempre un nome legato alla Juventus. Io il giorno dell'addio di Agnelli, lo ricorderete, ho fatto un video qua sul canale, vi dicevo, per me potrebbe non essere nemmeno un addio, ma solo un arrivederci per Agnelli. Ora non so se effettivamente sarà così, se potrà esserci qualcosa, non ne ho idea. Però una cosa è certa, da oggi, 21 dicembre 2023, il calcio cambia completamente, perché c'è stato un abuso di potere da parte degli enti che governano il calcio e credevano che il calcio potesse essere loro. Io su una cosa concordavo veramente al 100% sul discorso iniziale della Superlega, e che non voglio ritrattare rispetto al passato, neanche magari pensandoci sopra, no, perché sapete benissimo, io contro quella chiusura, no, della Superlega, il fatto che potessero partecipare solo quelle squadre lì. Vi faccio un esempio: il Bologna in questo momento, ne abbiamo parlato prima, è quarto, merita di andare a giocare una competizione di livello. Deve esserci la possibilità di entrare se una squadra di un certo tipo fa un certo percorso, o il Girona in Liga Spagnola. È giustissimo che sia così. Le favole del calcio sono belle anche per questo. Però ragazzi, intendiamoci, effettivamente cosa fa la UEFA? Organizza la Champions League, mette insieme tutti gli sponsor, si tiene una grossa se non grossissima fetta, e poi se il calciatore si fa male... Si è fatto male in Champions, mi dispiace, sì, però il calciatore lo paga la squadra. La UEFA si tiene i soldi e la squadra si prende anche la fregatura, utilizziamo un termine abbastanza aulico, la fregatura di avere un giocatore che si è fatto male magari all'interno di quella competizione. Insomma, loro ci mettono il teatro, loro ti mettono soltanto lì, ti dicono gioca, ti mettono la coppa. Tutto il resto lo metto alle squadre, che non venivano adeguatamente retribuite. Oltre al fatto che c'è questa volontà di aggiungere partite, partirà il nuovo format della Champions, ci saranno sempre più squadre, andando quindi a diluire, ad abbassare la qualità, andando anche ad abbassare l'interesse dello spettatore rispetto al prodotto. Quindi attenzione che questa è una giornata storica, perché questi sono problemi attuali e reali. Cioè, non prendiamoci in giro, quei punti su cui si basava la Superlega, economici, di spettacolo, di tutela dei club, sono attuali e sono reali, sono concreti, e quindi prima o poi arriverà sicuramente qualcuno con un'idea alternativa, e da oggi la FIFA e la UEFA non potranno dire niente, perché hanno addirittura utilizzato abuso di potere negli anni precedenti. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi.